comprato tutta questa frutta. Beh, ma Maria, perché? Maria, dai, non iniziare. Già c'ho mal di testa ma e raffreddore. Male, non ti preoccupare, ma ti faccio vedere. Vieni, vieni con me che ti faccio vedere come risparmiare, non buttare frutta. Vieni. Prendi le banane stramature. Le apri. Le apri. Così. Togli la buccia. Togli eventualmente le parti annerite, ma in questo caso non ce ne sono. Le fai a pezzi e le metti in un contenitore. Ripeti, adesso con le bucce ci fai il concime dell'orto come ti ho fatto vedere nei video precedenti. Con questo chiudiamo, lo portiamo in freezer. Si deve proprio congelare. Abbiamo la nostra bananina congelata, frullatore. Io uso il Bibi, ma va bene un qualsiasi tipo di frullatore. Massima potenza, frulliamo 20 secondi. Avrete ottenuto il vostro gelato senza zuccheri aggiunti. Da di vaniglia e banana ed è, credetemi, cremosissimo ed ha un unico ingrediente. Ma siccome noi siamo un po' porcelloni, gli aggiungiamo un bel cucchiaione di Nutella per farlo un po' alla Nutella. E mescoliamo. E così abbiamo ottenuto il nostro gelatone banana e Nutella ed è buonissimo. Gli aggiungiamo una spruzzatina di panna e il nostro gelato banana e Nutella è pronto. Vi posso garantire che sembra veramente gelato, è buonissimo. Anche oggi ti abbiamo offerto questo contenuto completamente gratuitamente e senza alcun tipo di abbonamento. Se ci vuoi ringraziare, se vuoi premiare il nostro lavoro, lasciaci un mi piace, un commento e condividi al primo posto. Ci vediamo alla prossima, ciao!